Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di presentazione delle città. Oggi ci troviamo qui con El Sifo, sindaco di Atlantide. Ciao a tutti ragazzi. Allora, El Sifo, parlaci un po' della città, da dove viene il nome Atlantide, da chi è stata fondata. Allora, Atlantide viene, diciamo, riprende la mitologia di Atlantide, la città sommersa. Infatti, la nostra città si sviluppa completamente sotto l'acqua. L'idea di farla così sott'acqua viene dai suoi fondatori, ovvero Rigor, Vocchi e Frausa. Ma la città comunque non si sviluppa solo sott'acqua, infatti possiamo vedere che qui c'è il porto con il faro, mentre questa che cos'è? Una piccola base, diciamo. Sì, questa diciamo è la nostra entrata e anche piccola zona fortificata nel caso abbiamo un qualche attacco, allora da qua possiamo difenderci dagli aggressori. Sì, anche per avere una connessione con il mondo esterno, insomma. Sì, esattamente, perché non stiamo sempre sott'acqua. Allora, la città si sviluppa in varie cupole, ognuna contenente i plot di nostri cittadini. Questa qua che vedete è la cupola centrale dove si spawna e da qua abbiamo il collegamento verso le varie cupole che abbiamo fatto e tra cui una è anche in costruzione in questo momento, la numero 5. Quindi 5 cupole, 5 cupole, infiniti tentativi di costruzione con relativi annegamenti, no? Sì, infatti il principale causa di morte qua sono l'allungamento e anche il precipitare dall'alto della cupola. Infatti. Per ogni cupola sarò morto circa 6-7 volte, minimo. Fantastico. Moltiplicalo per tutte le cupole per tutti i cittadini. Avete ottenuto un Infatti. numero infinito. Va bene, dove vuoi portarmi? Tipo. Allora, intanto andiamo in cupola 1, che è quella che abbiamo costruito per prima, dove Sì. abbiamo anche il nostro piccolo municipio, Ah, ecco qui. anche casa di Rigor. Questo qui, il primo palazzo. L'idea delle cupole, dei cerchi è sempre stata un must per Rigor. Infatti speriamo magari più avanti, se avremo più cittadini, di arrivare anche a nuove cupole come era la vecchia parte. Poi i progetti di costruzione della città non si fermano perché anche abbiamo intenzione più avanti di costruire due arene, una spliff e una PvP. Non Ottimo. sott'acqua, che altrimenti comincia a diventare veramente troppo lavoro, ma le faremo probabilmente fuori. Se vieni di qua ti faccio vedere anche quella che considero la più bella della città, la cupola numero 3. Come mai la più bella? Perché questa qua, tra le varie cupole, diciamo è quella meglio decorata. Abbiamo anche qua l'ambasciata di Aegir, costruita dal buon Bombato. Più o meno come Disneyland senza stupratori, tranne posta, Sì. ok. L'ambasciata di Aegir mi dicevi che è la vostra Sì, alleata, che infatti. ha fatto costruire quella divisione della VAMCO, la Vombato Company. Ecco, sì, voi siete nella nazione di Numenia, infatti, Esattamente. assieme ad Aeglir e a quel che rimane della vecchia Alesia. Della povera Lesi. Una domanda mi sorge spontanea, ma non è una città per claustrofobici questa, no? Diciamo che non è proprio il caso. Ok. Poi, come puoi vedere qua, sui vari corridoi ci sono queste lampade di redstone che fanno parte del progetto di Vocchi di rendere la città totalmente elettrificata e spegnibile anche a settori a seconda delle esigenze, o magari per chi non paga le tasse della luce. Ah, capisco, quindi avete anche messo la bolletta Lo dell'Enel. faremo. Comunque, questa qua al momento è la leva che comanda tutto. Fantastico. Quindi con una leva tutti al buio. Quella che vedi invece fuori in alto è la cupola che si stava costruendo Vocchi per farla da pannello di controllo della Sì, città. eccola, Sì, là esattamente. dietro, Quella visto. là è la cupola che si stava costruendo Vocchi per comandare la città dal punto di vista della Redstone. Geniale, bravo Voki. Ok, da qui invece giardino. Da qui si Sì, da qui in esce. alto. Da qui invece c'è il giardino.
che è sempre un giardino subacqueo. Better than the garden of Aegli. Dunque non ne sarà felice. Ma dettagli. Se non è chiaro, puoi sa chi l'ha costruito. Ok, va bene, me lo ricorderò. Giardino Sì. Zen, sott'acqua. Si è attirato l'ire di Rigor perché qua doveva sorgere la terza cupola, ma dopo alla fine abbiamo Ah. sistemato il meglio che potevamo. Beh, sì, dai. Meglio un giardino. Andiamo di qua, invece. E si ritorna alla cupola sponda. E di qua, se vuoi vedere, ci sono i cantieri della quinta cupola. Aspetta, che io ho un po' di problemi con le porte di Ti tengo ferro. aperta. Ok. Cioè, del tipo che ogni volta che mi trovo davanti a una porta di ferro, non Il passo. È panico. inevitabile, cioè, la Fidati, sono lo stesso. distruggo. Ah, ecco che lavori. Incredibile, come cambiano le cose. Scavate, figlioli, scavate. Sì, Per questi qua sono i Rigor. cartelli che mette sempre Rigor per Ah, istigarci a ecco. lavorare. C'è qualcuno che sta lavorando. Chi è? Il buon Sarà Fosta. Ciao Marp, sarà. Fosta. Ah, è Foster. Quindi c'è Precipita. tanto da fare qui ancora ad Atlantide. Diciamo che non si annoia mai, c'è sempre qualcosina da fare qui. Tra poco, quando saremo saliti un attimo più su da questa parte, incominceremo a mettere il vetro per fare la cupola. Eh sì, bisogna prima scavare per poi piazzare il vetro per bene. La parte più difficile arriva in alto quando incominci a toccare l'acqua, perché là devi appunto lavorare con l'acqua che ti cade sempre addosso e tappi man mano e ci costruisci sotto la cupola. Ok. Essendo voi alleati di Numenia, della nazione di Sì. Numenia, seguite un particolare GDR o comunque siete una città che si ispira, insomma, più a lavori del tipo agricoli o In mining? realtà, nonostante siamo alleati di Aeglir, non abbiamo una particolare propensione per il GDR. Diciamo che siamo qua per giocare e basta, principalmente. Allora, ci vogliamo spostare ai piani superiori? O hai altro da mostrarmi qui? Qua della città non c'è altro da mostrare principalmente. E da questa Partiamo. parte, se vuoi, abbiamo il nostro piccolo centro commerciale, Ah, sì. ovvero i nostri villager. Ah, ok. Siete riusciti a portare dei villager sott'acqua? Attenzione. Sì, E io sono magari passata dalla stavolta. porta di ferro. Al primo tentativo. Ok. Achievement get. Passa Ah. attraverso una porta. Lol. Eccoli E questi qua. sono tutti i nostri villager, a cui mi sono potuto dare ognuno un nome. Leggere, ecco la volante. Alito divino, che poi era il nome del Sì, diciamo che plugin. sono un po'. Sì, mi sono ispirato. Contadino Cafone. Questa è opera di Fosta, secondo me. Sì, C'è più lo che altro perché mi zampino. hanno detto che Cafone significa contadino in napoletano. Sp Sì. napoletani mi confermeranno oppure mi Il cozzalo si dice a Bari. Maestro potrò modificare. d'incantagione, prete. Poi abbiamo il macellaio, la bistecca marcia. E il macellaio, il kebab aromato. No, questa è di posizione. Aspetta, mi sono persa. La spada smussata. Il fabbro. Porkchop mon amour. La parola di Sulex. Geniale. Libri per tutti i gusti. Davanti alla parola di Sulex, insomma, un po' così. Aratro Sharpness 4, questo contadino. Pagina di saggezza. Lol. Stairway to Heaven, quante ne avete? A 20. spasso con la spada, martello pesante, incudine d'acciaio, seems legit, dal Vangelo secondo Tio, dall'utrattore con amore, in chat anche tua mamma, ok, questo lo censuriamo, piovono polpette, altro che Alessandria, ok, sono finiti, Sì, no, con la ce n'è un biblioteca di altro. Alessandro. Letture veloci, eh sì. Porcè d'Usono, questo contadino. Pellame per tutti i gusti. E fattore di potenza, lol. Fattore di potenza, va bene. E dopo da qua si procede verso la nostra piantagione e anche
una piccola stanza che ti ricorderai per un video di un po' di tempo fa. Ah, sì, qui sono venuta a spescherare Esattamente. Rigor Voki e Isildur, mi pare. Una piantagione. Madonna, quanto è Sì, nello stesso grande. episodio, sì. Mamma mia, non finisce mai. Ottimo, ottimo, bravi. Ok, allora, detto che sicuramente a casa non saranno interessate a guardare le canne, andiamo, spostiamoci al piano superiore. Eccoci qui, sempre parlando di vecchi episodi, o comunque vecchie registrazioni. Ci troviamo qui invece al villaggetto natalizio che avete costruito per il contest di Natale, contest che avete vinto tra l'altro. Esatto, e di cui andiamo molto molto fieri. Molto fieri perché, per favore, musica maestro, abbiamo il nostro God Emperor natalizio. Ecco, come potrete sentire, c'è anche sempre per la serie Circuiti di Redstone fenomenali. I cittadini di Atlantide hanno inventato questo circuito che ti permette di illuminare il God Emperor e mandare a ripetizione la sinfonia di Jingle Bells. Volazzando per Atlantide, sono giunta al porto del pescatore Sanpei e vorrei farmi notare un importante punto 3 delle regole del porto. La regola 3 è la più importante, ricordiamolo. Sì, assolutamente. Oh, ecco il nostro sifo, qui il nostro sindaco Sta aspettando sul faro, sul faro. nostro faro che veglia sulla città. Oh, che bello. Salto della fede. E nella quale infatti facciamo ogni giorno il salto della fede. Ok, andiamo. Ok, siamo sopravvissuti. Hai visto? Funziona. Sì, è fatto apposta. Lol. Ok. Allora, Sifo, io ti ringrazio per questa presentazione esauriente della città di Atlantide. Grazie a te per aver fatto il video. Figurati. Allora, do appuntamento a tutti quanti voi alla prossima puntata della serie di video di presentazione delle città del server di Lost in a Cube World. Per oggi è tutto. Un saluto da Kitty e dal Sifo. Ciao! Ciao!